Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Amadeus, all'anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è uno dei conduttori televisivi più amati e influenti degli ultimi anni. Dopo aver conquistato il pubblico con Affari Tuoi e il Festival di Sanremo per 5 edizioni consecutive, il presentatore si prepara a una svolta epocale nella sua carriera, il passaggio a Discovery nella prossima stagione televisiva. Questo annuncio ha lasciato tutti a bocca aperta, segnando la fine di un'era in Rai, e l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo. Amadeus è sposato dal 2009 con la showgirl Giovanna Civitillo, con cui ha avuto un figlio, José. Pochi sanno che il conduttore ha anche una figlia, Alice, nata dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino. Marisa, poco conosciuta al grande pubblico e lontana dal mondo dello spettacolo, ha sposato Amadeus nel 1993, e dalla loro unione è nata Alice, oggi una splendida donna molto legata al padre. I dettagli esatti della fine del matrimonio tra Amadeus e Marisa rimangono riservati, ma la separazione è avvenuta nel 2007, dopo anni di crisi. Successivamente Amadeus ha incontrato Giovanna durante il programma L'Eredità, dove lui era il presentatore e lei una ballerina. La scintilla è scoccata immediatamente, portandoli al matrimonio e alla nascita del loro figlio José. Giovanna è diventata una presenza fondamentale nella vita personale e professionale di Amadeus, supportandolo in ogni momento. Con l'addio ufficiale alla Rai, Amadeus si prepara a debuttare sul Canale 9, avendo firmato un accordo di 4 anni con Discovery. Questo nuovo contratto prevede la sua partecipazione in un programma di prime time, due show di prima serata, e la creazione di nuovi format di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo Warner Bros. Discovery. A 61 anni, Amadeus dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di accettare nuove sfide, portando il suo carisma e talento a un pubblico diverso. La sua decisione non rappresenta solo un cambiamento personale, ma un significativo spostamento anche per la televisione italiana. Che ne pensate? Vi piace Amadeus? Continuerete a seguirlo nella sua nuova avventura televisiva? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!